Allora, c'è da sfatare il mito delle castagne. I capelli cadono normalmente, dai 40 ai 60 capelli al giorno è normale. Quello che bisogna controllare è se c'è la caduta e la ricrescita. Se non c'è ricrescita, allora si va a cercare il perché. Un'operazione. Un'anestesia totale, ma magari anche più di una in un anno. Certe pastiglie per la pressione, pastiglie per la liquidità del sangue possono portare tante cose. Quindi i Però, medicinali sono sempre imputabili, insomma, alla caduta dei insomma, capelli. i capelli vivono con noi, Sì. rispecchiano quello che noi abbiamo. Quando sto bene, ho i capelli che sono belli, quando sto male, i capelli Ne ne risentono. risentono. Non bisogna spaventarsi per la caduta, non bisogna usare prodotti che bloccano, anti caduta, ma prodotti con prevenzione, perché l'anticaduta contiene un vascolarizzante, si chiama, non faccio il nome, che dilata la radice del capello e la trattiene in testa. Anche se deve cadere naturalmente, perché finito gli anni di vita di un capello, che sono 3 anni, il capello cade e lascia il posto al nuovo. Certo, È un ciclo. però Si è nasce, si vive. infatti Noi chiamiamo in tricologia anagena, catagena, telogena. Può darsi che lei abbia una caduta più copiosa, si spaventa, ma perché è nel periodo in cui ha più capelli destinati a cadere, che hanno finito il suo ciclo, e bisogna controllare se c'è anche la ricrescita. Se c'è anche la ricrescita, è una cosa naturale, normale. Certo. E quando la ricrescita non c'è, quando la Allora caduta diventa bisogna. inarrestabile? No, non è. Allora, che la caduta diventi inarrestabile non è. Perché c'è soltanto una cosa che può far cadere i capelli, ma in 24 ore, e si chiama alopecia androgenetica. Non sono capelli, non ha più un pelo in tutto il corpo. Ah, ok. Sono rare quelle persone che hanno avuto questo. Ci sono state. Poi c'è l'alopecia areata, per via di uno spavento, per via di un dispiacere enorme, possono cadere i capelli a chiazze, ma lì poi ricrescono. Quindi il capello, se non c'è niente di invasivo, la natura fa il suo corso, li fa cadere e li fa ricrescere, li fa cadere e li fa ricrescere. Ovviamente più si invecchia, più le cellule produttive rallentano Rallentano. e di conseguenza Non ricrescono abbastanza capelli, insomma. è neanche in fretta, perché lei pensi che il capello ci piega 3 settimane per cadere, 3 mesi per ricrescere. E sono tanti 3 mesi, Eh eh? E una certo. nel frattempo si spaventa. Però io che posso controllare con il nostro monitor e la microcamera, faccio vedere alla cliente che ci sono i capelli, stanno crescendo e sono anche abbastanza copiosi. E Solo la che deve caduta dare il tempo. maschile, infatti, la caduta La caduta maschile. maschile purtroppo subentra sia il maschile che il femminile, subentra anche un fattore ereditario. Quindi la genetica, insomma, non gli possiamo No, sfuggire, niente da fare. se un giovanotto di 30 anni, 25, suo zio a 25 Sì. lui farà i 30, 35, passerà 1 anno, 2 anni, 3 anni in più, perché nonostante tutto. Oggi abbiamo molto più prodotti che ci possono ritardare quello, ma se è predestinato, prima o poi Succederà, non ci si succede. può fare No. niente. Benissimo. Beh, io ringrazio Dino Non Testa, ci direi che mancherebbe. nel cognome è un destino. Il 23 di ottobre, da Cosmesi e Capelli in Corso Magenta 64 qui a Legnano per una consulenza gratuita di cui tra poco vedremo anche una breve dimostrazione. Va benissimo. Grazie. Niente. Allora, vediamo un'occhiata con il cappelluto. Quello che noi andiamo a leggere con la microcamera, perché
sono 2 mm quadrati ingranditi 400 volte. Per cui quando li ha lavati l'ultima volta? Ieri mattina. Ho fatto uno shampoo solo o due? Due. Brava. Si vede che è pulita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capelli nuovi ci sono. Adesso lei stanno ricrescendo. Le chiedo una cosa. Mm. L'anno scorso mi sono trovata dietro qua alla nuca. Guardi tutti questi capelli. Vede questi? Sì. Tutti nuovi? Sì. Ero andata dal parrucchiere e gli ho detto, ma è possibile che si stanno rovinando? Mi dice, no, sono tutti capelli nuovi. Ma io non mi sono accorta di aver perso tutti quei capelli lì di dietro, no, perché, in quel modo. Ma no, perché la media di... Noi facciamo parte di un complesso. I cani hanno la muta e anche noi. E quello capelluto è bello. Quindi per un po' si possono tenere ancora i capelli lunghi, perché ho sempre detto, il momento che cominceranno a rovinarsi non ha una brutta cute, non ha un principio di iperidrosi, cioè non si ungono tanto. Insomma. No, si ungono alla radice. Sì, i miei capelli sono grassi. Non sono grassi. No. Sono finti magri. Allora, questa leggera ontuosità che si forma, lei, diciamo che oggi sono puliti perché li ha lavati, stasera va a dormire, domani mattina si sono alza, sono già più unti alla radice. Non è che io vengo a dormire con lei, per vedere quello. me lo dicono loro. Certo. Ecco. Si chiama iperidrosi. Lei deve, vede che poi alla radice c'è quel giallognolo. Sì. È il sebo che è lì fermo, invece deve venire giù. L'iperidrosi è una sudorazione che lei ha, soprattutto di notte. Si rilassa, espella le tossine. E rilassarsi è una parola grossa, grigno i denti molto rilassata. Non se ne accorge, ma di notte qualcosa si rilassa. E suda in cute una sudorazione. Le ghiandole del sebo producono più sebo nel momento per difendere l'aggressività del sudore alla radice del capello. Ecco perché lei da un giorno all'altro ritrova grassi. Perché la seborrea vera e propria esiste su un cuoio capelluto rossastro, molle, perché c'è del grasso sotto, quindi è molle. Se poi lo annuso, sa di rancido. Io invece guardo su con il capelluto, è grigiastro, un po' teso perché è un po' duro, ed è leggermente unta la radice e, se guardiamo, secche le punte. Spero che non fosse di arancido. No. Meno male. Sa di ammoniaca la sudorazione dell'iperidrosi. Un odore leggermente ammoniacale. Lei da adesso in poi deve cambiare sistema di lavarsi. Non deve più bagnarli prima, perché lei di solito adesso li bagna, poi fa lo shampoo. Sì. Quello le fa formare il tappo keratinitico che trattiene quel sebo sotto cute. Cioè il tappo keratinitico cos'è? Una pappina che si forma tra il sudore e il sebo e lo incolla, lo tiene lì. Lei mi fa lo shampoo, me li lava al 50%, perché li bagna. Invece lei le passa lo shampoo, prima qui, lo passa bene, cute, massaggia, sciacqua e fa il secondo. Ho capito. Meglio. Lei ha perfezionato il suo modo di lavare i capelli, cioè il capello lo lava bene. Se lei me lo lava male, già si sporca facilmente, si sporca ancora prima. Si sporca ancora prima. Va bene. È chiaro? Capito. Lo shampoo che io le consiglio da usare per sempre è uno shampoo che rispetti quello che è il pH fisiologico della cute, cioè uno shampoo che è dal 4,5 al 5,5, che poi si chiami Giovanni, Antonio, Luigi, non è importante. L'importante è che lei lo legga sulla confezione. No, io non ci credo se non leggo. Famoso specchietto per le allodole, lo mettono dappertutto. Bravissima.
Okay? Va bene. Grazie. Okay. Grazie a te.